recuperato, la condizione è quella che è, però l'importante è il piede a posto e non mi dà più grossi fastidi. Quindi ho fatto una settimana scorsa di lavoro a parte e adesso da lunedì mi alleno con la squadra, insomma. Scalpito, poi deciderà il mister, comunque io sono a disposizione, come sempre, cioè, mi mette a disposizione, poi le scelte spettano a lui. La squadra secondo me ha sempre lottato e ce l'ha messa sempre tutta, però i risultati non ci hanno dato ragione. La speranza secondo me c'è sempre, anche perché fino a quando ci sono i punti a disposizione, voglio dire, bisogna lottare fino alla fine, fin quando la matematica non dirà il contrario. Vediamo pure le altre quello che fanno, no? Noi andiamo, punto, noi pensiamo sicuramente a noi, a fare punti e ce la giochiamo. Non ci sono alternative. Sicuramente ho 2 anni e mezzo di contratto, però sono concentrato su quest'anno, prima di tutto perché vorrei provare a dare qualcosa, insomma. E poi per il futuro c'è tempo per pensare. Fermo restando con 2 anni di contratto e sono contentissimo, 2 anni e mezzo. Non lo so, io quando arrivo in Serie A succede sempre qualcosa, boh. Pure a Bari ho fatto 2 partite e mi sono rotto il ginocchio. Sarà, boh, un destino, sarà, che ne so. Purtroppo è andata così, ma io credo molto, cioè le cose sono fatalista, io, cioè le cose se doveva andare così, secondo me doveva andare così, perché poi magari c'è un periodo sicuramente più roseo. D'altronde venivo da 2 anni e mezzo dove ho giocato 80 partite e non mi sono mai fermato, quindi prima o poi secondo me il fisico da qualche parte cede. È normale. Magari metto la firma a farti 2 anni e mezzo come quelli passati, senza avere infortuni e niente. Quindi adesso penso solo al futuro che verrà, quello che è passato è stato. Uno le cose deve viverle, cioè per dire ti senti pronto o no, io posso avere un pensiero, poi magari vado in campo e non è così. Sicuramente portavo e porterò entusiasmo, voglia, grinta, carattere, cioè quello che secondo me è sempre stato il mio credo calcistico. Poi il gol lo puoi fare secondo me in Serie A, in Serie B, in Serie C, se ti capita l'occasione, l'opportunità, no? Però sicuramente le categorie ci sono apposte e uno deve avere anche magari un periodo di ambientamento.